Amici amici di Scimotori, nuovo video, nuova prova? Non proprio, ma questo video vuole essere un'informativa semplice e chiara per tutti. E quindi vado al dunque, entro nell'argomento gomma, perché mi arriva sempre più spesso questa domanda. Le gomme hanno una data di scadenza? Tranquilli, me la sono posta anch'io questa domanda lustri fa e in qualche mia intervista dedicata c'è anche la risposta, ma ho pensato di fare questo video per voi, per tutti. E no, non esiste una data di scadenza dei pneumatici e non è possibile stabilirne la durata a priori. Ma tutto ciò merita una spiegazione di sostanza, poiché la data di fabbricazione è indicata sul fianco della gomma. È lecito porsi quindi la domanda. Tuttavia, se il pneumatico è stato conservato correttamente, questa non influisce sull'invecchiamento della mescola e sulle performance. Inoltre, non ci sono normative specifiche che ne limitano il loro utilizzo in base alla data di produzione. E quindi, quando sostituirle allora? Non esiste una risposta universale, ma in via precauzionale il gruppo produttori pneumatici Assogomma e Federpneus, di cui fa parte anche Michelin, che in Italia è il più grande produttore di pneumatici. Pensate che nel 2022 circa il 60% dei pneumatici prodotti in Italia è stato fatto da Michelin. E quest'anno lo stabilimento produttivo di Cuneo ha fatto anche i suoi primi 60 anni. Bene, ci consigliano di sostituire le gomme al termine dei 10 anni dalla data di produzione indicata nel DOT, oltre a fare dei controlli periodici dopo i 5 anni dal primo utilizzo per controllare i segni di invecchiamento e soprattutto il livello di usura, il cui limite di legge è di 1,6 mm. Se il battistrada raggiunge questo livello è tempo di cambiare le gomme. Entro un po' più nel dettaglio. Non è possibile definire a priori la durata dei pneumatici, cioè quanti chilometri durano le gomme della propria auto. Questo perché entrano in gioco diversi fattori, come la durata di vita del pneumatico varia a seconda di come il carico, la velocità, lo stile di guida, il tragitto, le condizioni climatiche, quelle di stoccaggio, sono tutti fattori che appunto influiscono sul suo invecchiamento, come la manutenzione e la conservazione. Se la gomma è stoccata come si deve, possono passare anche 3-4 anni, la mescola è come nuova, ma attenzione, inizia ad invecchiare appena incontra l'ambiente esterno al suo utilizzo. La data di fabbricazione è indicata nella sigla DOT, che sta per Department of Transportation. Questo codice termina con 4 cifre, come in questo caso che vi faccio vedere. 19 e 23 rileva alcune informazioni relative alla fabbricazione del pneumatico. Lo ritroviamo sulla spalla della gomma e appunto le 4 cifre indicano la data di produzione dei pneumatici. I primi 2 numeri, in questo caso come 19, indicano la settimana e gli ultimi 2, 23, indicano l'anno, quindi 2023, l'anno di produzione. Per cui vi ricordo l'importanza della gomma, unico contatto tra il nostro veicolo e la strada. Quindi importantissimo saperlo gestire per la nostra sicurezza e quella degli altri. E proprio perché sono molteplici i fattori che influiscono sulla durata dei pneumatici, è impossibile definire ogni quanto si cambiano le gomme. E quindi ho risposto alla vostra domanda. Controllate le vostre gomme oggi e sempre. Spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto, quindi un bacio da Silvia, vi saluto, vi ricordo di mettere subito un like, di condividere e di iscrivervi al canale di Scimotori se ancora non l'avete già fatto. Ciao, alla prossima!